I Gudumars sono più buoni con catine. E Caterina Tomassulo, in arte catine, la testimonial della nuova campagna di promozione della lingua friulana lanciata sui media locali dall'ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. L'obiettivo è quello di sensibilizzare genitori e nonni a parlare il friulano con i propri figli, prendendo piena coscienza del fatto che i vantaggi dell'educazione plurilinguistica sono molteplici, soprattutto se sono i giovani a riceverla. Chi cresce plurilingue ha maggiori creatività e apertura mentale, maggiori capacità logico-linguistiche e di apprendere altre lingue, ma il punto di partenza di ogni politica linguistica efficace è la famiglia. Più cose si imparano, e questo vale anche per le lingue, più diciamo il cervello diventa elastico e ricettivo. Ecco, però bisogna lavorare per far capire questo concetto fondamentale. Certo, e difatti la campagna si chiama non a caso Qui Calzal Furlan Al Sa Di Plui. Al Sa Di Plui per due motivi. Il primo è che è una lingua, parlando il friulano si trasmette una lingua che ha al suo interno un portato culturale millenario, una grande storia che è anche poco conosciuta ancora qui in regione. Secondariamente, chi parla il friulano fin da piccolo ha tutta una serie di vantaggi cognitivi, in primis imparare con più facilità altre lingue, ma anche essere più creativi, avere capacità logico-matematiche più avanzate, essere più aperti alle diversità, quindi veramente chi sa il friulano può avere tutta una serie di vantaggi. Certo, quindi la campagna come si struttura? Utilizzerà i media locali, in questo caso ci sono degli spot, è simpatica anche la story, no? Lo storyboard di questo spot che mette come protagonista non solo gli attori ma anche il cetriolo. Il Kudumar, che in friulano ha il significato anche così per canzonare qualche amico, e appunto così è intitolato Kudumars, lo spot video e anche radiofonico realizzato da catine, e in particolare lo spot video gioca appunto su una situazione familiare in cui i genitori fra di loro parlano in friulano e mentre con i figli parlano in italiano, e lì si inserisce catine, ma adesso non voglio spoilerare. Andate a guardarlo, lo trovate sui nostri social e anche sul nostro sito internet. In più appunto c'è uno spot radiofonico che lo richiama sottolineando l'importanza di parlare il friulano con i propri figli, con i propri nipoti. Cesarino, una battuta, oltre al friulano chiaramente c'è anche forse un tentativo di educazione alimentare, no? Cioè, detto in friulano, il cetriolo porta a mangiarlo. Il bambino che è un po' reticente verso questo tipo di alimento, anche sottoscritto, devo dirlo, è presentato in friulano in modo simpatico, ecco che si mette a mangiarlo. Educazione alimentare. Educazione alimentare, sperando che il cetriolo sia dell'orto per altro, perché il gusto migliore si ha solo se la frutta e la verdura vengono dall'orto e dalle nostre coltivazioni. L'ARLEF individua catine come testimonial della campagna, scelta dovuta a quel successo sui palchi che quest'artista di origine lucana ha saputo raccogliere proprio grazie ad un divertente calembour linguistico che ha evidenziato numerose assonanze di parole e locuzioni della lingua friulana con altre lingue. Nello spot il folletto catine convincerà una famigliola a rivolgersi al figlio in friulano per fargli mangiare i Kudumars. Il friulano, ecco, è una lingua che diciamo che ha delle sonorità, delle attinenze che tu hai messo in luce, hai messo molto simpaticamente, facendo ridere ma facendo anche riflettere. Sì, io l'ho notata questa cosa perché ho avuto la fortuna di studiare nel college più prestigioso che si possa desiderare, cioè l'Osteria, e qui senti proprio il popolo che parla, che usa delle espressioni colorite, e lì ho cominciato a sentire un po' di assonanze con tutte le lingue del mondo, no? Nel bar la prima cosa che ti dicono è my very waiter, e tu già capisci che c'è un po' di inglese, no? E poi anche, non so, all'area Yaron, all'area Savalon, sembra francese, e ho cominciato ad interessarmi a questa lingua e poi ho detto le mie impressioni pensando di far ridere, ma non pensavo di aprire uno Stargate, perché una persona che ha sempre parlato così tutta la vita non si rende conto che in certe frasi ci sono anche cinque lingue, e questo a me ha divertito.
e anche a chi l'ha scoperto è stata una sorpresa, e continuiamo a divertirci, perché poi questo per me è stato uno stimolo a studiare ancora di più, ad ascoltare le persone friulane che parlano, soprattutto quelle anziane che hanno ancora dei termini così che non si usano più, e questo è diventato la mia musica, il mio lavoro. Più che adatta a questa campagna, sì, dell'Arle. Per quello ho aderito subito, ho detto ma certo, è quello che io dico sempre, lo dico sul palcoscenico, adesso lo dico anche in televisione. Dirlo davanti alle persone che ti guardano è una cosa, dirlo davanti a un occhio di telecamera è per me un po' diverso, però il messaggio è quello, e quindi mi sono sentita di volerlo fare, ma proprio col cuore, veramente. Lingua friulana e plurilinguismo come cifre fondamentali della specialità del Friuli Venezia Giulia, per significarla e attualizzarla rispetto alle ragioni storiche che l'hanno determinata. Noi siamo una regione straordinaria da questo punto di vista. Qui si parlano ufficialmente 4 lingue riconosciute, e questo è qualcosa, è un patrimonio che fortunatamente abbiamo, che ci siamo ritrovati in mano e che dobbiamo fare di tutto, non solo per non disperdere, ma per rafforzarlo sempre di più. Lingue minoritarie da questo punto di vista sono sempre oggetto di possibili declini, perché è una lingua che soprattutto in epoca moderna, con i mezzi di comunicazione di massa, quando la TV parla soltanto in italiano, quindi non c'è quell'attenzione sulle specificità, rischia di scomparire. L'abbiamo visto in certi periodi storici, quando addirittura parlare una lingua minoritaria era considerato quasi immeritevole, quasi brutto dal punto di vista culturale, perché dimostrava quasi una certa arretratezza. Oggi invece abbiamo capito tutti che è un valore aggiunto e che dobbiamo preservarlo da ogni punto di vista, sia perché appunto rappresenta quella che è l'essenza del Friuli Venezia Giulia, del nostro territorio, della nostra regione, ma anche perché ci permette la difesa di una specialità che è anche autonomia dal punto di vista amministrativo e gestionale. Se oggi abbiamo la possibilità di difenderla da questo punto di vista, non è certo perché abbiamo dei confini come c'erano quando lo Statuto di Autonomia è stato scritto, non è certo perché abbiamo perso un pezzo di territorio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché oggi questi temi non esistono più. Il tema vero che esiste è la presenza di quelle quattro lingue parlate sul territorio, e valorizzarle da ogni punto di vista ci serve a rafforzare anche questo, che vuol dire economia poi, e vuol dire avere la possibilità di incidere sul nostro territorio.